Grazie, complimenti per quello che hai fatto. Io volevo chiederti com'era il tuo rapporto, prima di diventarlo, con il mondo della disabilità. Ma molto ignorante per la verità, perché se vedevo un parcheggio delimitato e riservato al disabile, facevo il salto e non osavo calpestarlo. Come tanti, d'altronde pensavo che le persone disabili fossero quasi una razza diversa. Lo so che è molto brutto dire e ammettere questa cosa, ma d'altronde ero soltanto preda dell'ignoranza che non mi consentiva di guardare al di là del mio naso. Ma questo comprendeva anche il fatto di essermi posto la domanda, ma se mi dovesse capitare questa cosa, come reagirei? E di essermi dato in quella circostanza una risposta estremamente superficiale, come dire, boh, mi toglierei la vita. E dico che è stata una risposta estremamente superficiale perché quando poi mi è toccato davvero, in realtà questo pensiero non mi ha mai nemmeno sfiorato l'anticamera del cervello, anzi, proprio negli attimi in cui ho riaperto gli occhi e Daniela, mia moglie, mi spiegò cos'era accaduto. Mai come in quel momento io mi sono sentito attaccato alla vita e grato di essere ancora lì a respirare, anche se aiutato da una macchina con un tubo grosso così che mi avevano infilato in gola e con tutta un'altra serie di fili che mi tenevano in vita. Io ero veramente felice di essere vivo in quel momento e da subito ho visto ciò che mi aspettava come una nuova opportunità per rimettermi in gioco e provare a misurarmi con le sfide che mi si paravano davanti. Oggi, logicamente, è un mondo che conosco un po' di più. È la risposta che mi aspettavo, provengo anch'io da un utente stradale. Un'altra cosa che volevo chiederti, può sembrare magari un po' cattivella, quanto, ma non lo è, credimi, quanto è servito da chiamarsi Alessandro Ranaldi nel tuo recupero psicofisico? Moltissimo, moltissimo Perché, perché. scusa, dico solo io, parlo della mia testimonianza, quando ho avuto l'incidente sono dimenticati di me per 6 mesi in un letto, quasi un anno, se non fosse per i familiari sarei impazzito, hai capito? Guarda, hai tutta la mia solidarietà, dico moltissimo perché mi rendo conto che ha fatto la differenza. Anche se poi permettimi di difendermi dicendo anche che esiste sempre un rovescio della medaglia, perché sai, quando comunque tu passi da una situazione come quella che io ho vissuto il giorno prima, cioè in quanto vincitore di quella gara mi avevano riservato l'organizzazione, la suite all'ultimo piano dell'hotel Marriott con vista sull'oceano, le miss che mi venivano a bussare in camera. E il giorno dopo ti ritrovi in un letto d'ospedale senza gambe e capisci che il tonfo è forte perché caschi da molto in alto, quindi ci sarebbero forse anche più ragioni per deprimersi e lasciarsi andare. Credo che ognuno di noi comunque abbia il proprio carattere, abbia il proprio modo di reagire alle cose, che spesso è imprevedibile anche per noi stessi, perché come ti ho appena detto e raccontato io mi ero chiesto come reagirei in quella situazione, fortunatamente la mia reazione è stata esattamente opposta a tutto questo. Credo che chiamarsi Zanardi paradossalmente però mi abbia aiutato più dopo, perché comunque, come hai detto tu stesso, nel momento in cui ti sei risvegliato in un letto di ospedale, anche tu hai visto, il fatto di essere vivo come una grande opportunità, ma poi magari per una persona che non ha le mie possibilità è molto più facile avere occasioni per ricadere in una possibile depressione. Ritrovarsi nuovamente a sentirsi dipendere dagli altri. Ecco, io ho vissuto un momento di grande impotenza al mio ritorno all'ospedale perché l'unica cosa che riuscivo a fare in totale autonomia da solo a casa era di cambiare canale alla televisione col telecomando. Fortunatamente sono rimasto molto poco in quella situazione perché al centro INAIL, tra l'altro, di Vigorso di Budrio mi hanno accettato a braccia aperte con anche un atto di discreto coraggio perché comunque rimettere in piedi Zanardi poteva portare loro tanti onori ma anche tante critiche qualora il risultato fosse stato invece fallimentare, magari anche per colpa mia.
Io credo però che insomma ognuno di noi deve fare con quel che ha e quel che può, perché poi dopo le persone che ti stanno attorno ricevono anche una motivazione dal tuo modo di reagire, perché io credo che all'INAIL mi abbiano accolto a braccia aperte, ma se poi stavano lì fino alle 9 della sera con me a modificare una protesi eccetera, non era per lo stipendio che ricevono, ma quanto piuttosto perché in me vedevano una persona motivata con la quale avevano anche la possibilità di innovare, perché io poi avevo sempre un'idea su come modificare le mie protesi eccetera eccetera. E ecco, io credo che ognuno debba guardare il proprio percorso, debba nei momenti di difficoltà magari anche non aver paura di chiedere aiuto, però già fare strada da entrambe le parti, perché credimi, io all'INAIL ho conosciuto delle persone meravigliose, dotate di un'ironia, di una forza che non ha nulla di diverso, anzi forse anche supera quella del sottoscritto, l'unica differenza è che io ho i titoli sui giornali. Ne ho conosciute anche altri che invece non avevano la capacità di guardare oltre il loro naso. Ricordo una signora che passò la giornata intera a raccontarmi del fatto che non riuscivano, aveva perso una falange, non riuscivano a riprodurgli queste due falangi e ad azzeccare la pigmentazione. Mi diceva, ma perché sai, io a un certo punto non ne potevo più, dicevo, signora, ma io dovrei dire allora. C'è ragione, mi scusi, però sa, quando vado al mare mi abbronzo, vede che la pigmentazione si nota. Però poverina, che prima di tutto non aiuta se stessa, mentre ho conosciuto un altro signore, è una storia che ho già raccontato ma mi tocca ancora ogni volta che la racconto, un uomo meraviglioso che un giorno avevo incontrato la mattina e lo rivedo in lacrime, teneva una bambina, mi viene da dirgli qualcosa, vado lì e vedo che la bambina è senza gambe e lui mi dice, no ma guarda che io sto piangendo di gioia, perché vedi mia figlia, oggi gli hanno fatto le protesi per la prima volta, prima era troppo piccola. E quando è stato il momento di tirarla in piedi, il tecnico ortopedico mi ha detto, signor Vianello, e le scarpe? Le scarpe, perché come facciamo a tirarla in piedi, se no? Io, mia figlia è andata senza gambe, non ho mai comprato un paio di scarpe da mia figlia, sono dovuto correre fuori, ho comprato un paio di scarpe e io sono la persona più felice del mondo perché oggi ho comprato un paio di scarpe alla mia bambina. Io credo che non ci sia davvero limite alla capacità che ha l'uomo nel bene e nel male di fare delle cose nefande, terribili, ma anche meravigliose, e di essere capace di ispirare il prossimo in un modo che non ha uguali.